che pubblico meraviglioso. Buongiorno a tutti, benvenuti con noi, buongiorno ospiti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del Mondiale di Orienteering. Considero molto importante questi campionati mondiali di orienteering che facciamo a Palermo quest'anno in Italia per la terza volta. Mi auguro che l'evento che si svolgerà a Palermo in aprile consenta anche di essere seguito non solo da chi materialmente parteciperà al campionato mondiale, ma anche da tante altre scuole che verranno sollecitate. Quindi mi auguro che ci sia per questa disciplina una straordinaria estensione e partecipazione di conoscenza, oltre che poi di pratica. Adesso che sono entrate in relazione anche con questa disciplina di orienteering, assolutamente devo partecipare per apprendere. È sicuramente un'occasione riuscire ad ospitare in Italia i mondiali di orienteering. Ringraziamo la Federazione Internazionale degli Sport Scolastici che ha assegnato all'Italia questo evento. I docenti credono molto in questo sport. L'orienteering è uno sport che particolarmente sollecita le funzioni cognitive esecutive, fondamentali funzioni dell'uomo, in diversi modi, perché richiede la capacità di rimanere con l'attenzione focalizzata sul compito, sull'ambiente, sulla mappa. Contribuisce alla costruzione dell'autostima, della stima nella propria competenza nel risolvere i problemi. Per la prima volta l'IOF ha deciso di inviare un delegato nella persona della sottoscritta per tutta la settimana delle gare a Palermo. Questo è il segnale dell'importanza che riconosciamo ai giovani e allo sport scolastico. La FISO con le sue figure principali ricopre tutti i ruoli organizzativi, tutti i ruoli tecnici, ha realizzato ad hoc le cartine per questo evento e si occuperà dalla quarantena alla partenza, i percorsi, le cartine, l'arrivo, il cronometraggio con lo sportivo in tutti i ruoli tecnici di questo evento. Orienteering è la più sportiva delle attività scolastiche, la più scolastica delle attività sportive, è la vita, è sostanzialmente un modo per continuare a vivere la vita e anche un modo per promuovere l'autostima, degli studenti, dei ragazzi, che possono superare i loro aspetti negativi partendo dai propri aspetti positivi. E l'autostima di un ragazzo è l'autostima di un territorio. Anche noi siamo un territorio che ha avuto, che ha tante criticità, ma abbiamo trovato nelle nostre risorse la capacità di passare dall'essere capitale della mafia ad essere capitale della cultura nel 2018 e quest'anno capitale dei giovani. Credo che non si poteva celebrare in maniera migliore l'essere quest'anno capitale dei giovani con una manifestazione come quella di Orienteering, i mondiali di Orienteering a Palermo, una straordinaria occasione per mettere insieme scuola, sport, giovani e territorio.